Alla quinta declinazione appartiene Fides, che fa parte della stessa famiglia del sostantivo neutro della terza declinazione, Fedus Federis, patto. Fides esprime un valore chiave della civiltà romana come il sostantivo pietas pietatis. La pietas è il principio su cui si fonda la relazione con gli dèi, la devozione, dunque la fedeltà agli dèi e il rispetto del loro volere. La fides riguarda invece le relazioni pubbliche e interpersonali. Il significato base del termine è lealtà, più precisamente la lealtà basata sulla reciproca fiducia e sul reciproco rispetto sia nella sfera pubblica che privata. È un valore fondamentale per gli antichi romani, come documentano innanzitutto le monete. In questo denario del primo secolo d.C., per esempio, sul recto, proprio al centro, troviamo raffigurata la cosiddetta dextrarum junctio, alla lettera la stretta delle mani destre, la stretta di mano. Essa simboleggia la fides, il patto di reciproca fedeltà e concordia raggiunta tra l'imperatore e gli eserciti, fides exercitum, dislocati nelle varie aree dell'impero. Il sostegno dell'esercito era garanzia di stabilità politica e civile. Che la fides fosse un valore civile e pubblico da rispettare e venerare è confermato anche dall'esistenza di un culto specifico. Sul verso di questo denario del secondo secolo d.C., dell'età dell'imperatore Adriano, leggiamo infatti fides publica, che vediamo raffigurata al centro come dea. Nella mano sinistra la fides ha due spighe di grano, sulla destra porta un piatto con delle primizie a simboleggiare la prosperità assicurata dalla fides stessa. La dea veniva venerata in un tempio collocato sul Campidoglio, che era anche la sede dell'archivio di Stato, dove si custodivano non a caso i documenti diplomatici e i trattati stipulati con gli altri popoli. Fides non è solo il principio che sta alla base delle relazioni pubbliche e politiche, ma anche il fondamento di alcune importanti relazioni private, che tuttavia hanno forte rilievo pubblico, come il matrimonio. Proprio per questo l'immagine della dextrarum junctio, il simbolo della fides, compare molto spesso anche nei bassorilievi, nelle epigrafi funerarie o nelle statue che rappresentano una coppia di sposi, come questa. Qui vediamo al centro i due sposi, raffigurati nell'atto di stringersi la mano destra, in presenza di due testimoni. Quella al centro è la cosiddetta proba, la matrona che presso gli antichi romani assisteva la sposa nella cerimonia nuziale. Proprio alla pietas e alla fides i romani attribuivano la chiave del loro successo, ossia la creazione di un impero universale, partendo per così dire da zero, da umili origini, da una piccola comunità di pastori e contadini sul colle Palatino.